prima cosa prendo due coppe martini, due gocce da costura, due o tre gocce da costura. Poi si prende il mixer, si mette 5-6 cucchietti di ghiaccio. Allora, poi così facciamo, si prende il bitter Campari, la prima cosa è il bitter Campari, sì. Un terzo di bitter Campari, un terzo di Piazzanti, dico così, di Martini Dry. Prende il mixer, si agita pochi secondi per caldo, si mette il filtrino e si inserisce la coppa martini. Questo è grosso perché è rodato. Così è. Allora, vedi come si vede la differenza di un cocktail, il colore brillante, molto brillante, e quando uno lo beve sembra leggero. Poi ci va un'oliva, una bella oliva grande. Questo è, ecco, il cielo. Signor Fanelli, lei mi diceva che c'è anche una versione femminile. Femminile, giusto? C'è una versione che non tutti conoscono, non lo fanno più. Allora, quando hanno preparato questo 103, giustamente le signore negli anni 50, ma se tu avete fatto la verdura per gli uomini, fatto pure per noi signori, poi lì era tutta la gente. E si inventarono un ottimo champagne, delicato e buonissimo. Allora è semplice, sempre coppa da martini. Si prende il mix, si mette il ghiaccio, poi, che poi un liquore non si trova più, si mette una parte di martini bianco e una parte di amaro cora. Lo ricordi l'amaro cora? Amaro cora. Che adesso non si trova più. È buonissimo. È mixato freddo, rimane morbido e dolce. Allora, dato che c'è stato un periodo che non si trova più questa mano ora, ci abbiamo messo il Cointreau, che è dolce e morbido. Cointreau, quindi gran... Martini e Cointreau. Bravo, Martini e Cointreau. È una goccia da mistura. Invece dell'olio, una ciliegina, due ciliegine. Ah, okay. Perché è delicato, morbido, questo. Per cui è buonissimo. E a me, io sono sincero, io preferisco quello che è più buono, io non bevo. Comunque l'angostura va anche in... Sì, ma una goccia. Una goccia. Sì, poco.